Let's go, ladies and gentlemen, welcome back to the Power Channel for another Classy Over Power by Giorgio Calandrelli, aka Power. Ragazzi, oltre a questa intro carina in inglese, simpatica, eccetera, eccetera, sono qui per svelarvi quella che è, secondo me, la seconda classe più forte del gioco. Dopo la prima che abbiamo visto, che è il VMP, siamo arrivati alla seconda. E voglio dirvi una cosa, come per la prima, quando arriveremo a un grande numero di like, vi farò un gameplay con la classe, vi spiegherò mentre sono live le mie sensazioni utilizzandola, perché consiglio questa classe proprio come la migliore in questo caso, eccetera, eccetera, la più forte di tutti Call of Duty, eccetera, eccetera, perché è forte, che cosa fa un accessorio, cosa succede quando questi accessori sono assieme, come bisogna usare quest'arma in base al tipo, in base agli accessori che sono stati messi, come fare le challenge da lontano, da vicino e così via, come utilizzare queste armi. Siamo qui per la seconda classe più forte di tutti Call of Duty e voglio dirvi una cosa, per prima cosa ragazzi io continuerò a fare le live su YouTube solamente perché voglio che le persone conoscano questo mondo del live streaming, di intrattenere e di interagire con la persona che seguono e fanno, diciamo, di cui guardano i video, in modo che così poi possano andare ovviamente su Twitch, perché sarà lì la piattaforma in cui farò le streaming, perché Twitch ovviamente ha una rilevanza maggiore, è possibile sia pure a livello comunque video, a livello che non mi mutano la streaming, soprattutto quello, e anche se metto qualche canzone magari pure a basso volume, e potete anche interagire con me, quindi decidere quelle canzoni, magari se spammate delle cose in chat compaiono delle gif, partono delle cose audio e così via, quindi è molto più figo Twitch. Oltre a questo ci vediamo come sempre in live su YouTube, vorrei sapere qui sotto se vi piacerebbe se magari le live non fossero private ma potrebbero essere accessibili a tutti, quindi se tutti potreste accedere alle live, vederle e così via. Comunque andiamo subito a fare questa classe, spolliciate se volete vedere un gameplay come la classe più forte di tutti i Call of Duty, in questo caso devo ancora farla pure per quella e lo farò anche per questa, e vi dirò le mie sensazioni, cosa diciamo, come, perché secondo me è la più forte, come bisogna utilizzarla, cosa fa un accessorio assieme all'altro, perché bisogna utilizzarla in questo modo e perché la reputo una delle classi più forti di tutti Call of Duty. Questa è la seconda classe più forte di tutti Call of Duty, ragazzi, secondo me, ed è veramente scandalosa. Infatti in questo caso utilizziamo il Manowar. Il Manowar, ragazzi, è un'arma scandalosamente forte. Voi direte, perché è scandalosamente forte? Allora, il Manowar uccide con 3 colpi, con un massimo di 4 a massima distanza, quindi canna lunga. Si può anche non utilizzare. Allora, è uno dei fucili d'assalto più lenti a mirare, l'avete già visto nel video in cui parlo del Manowar, ma allo stesso tempo è anche uno dei fucili d'assalto, a mio parere, più forti, perché nonostante sia lento a mirare, sia lento a sparare, eccetera, eccetera, ha un rinculo esagerato, in verità il rinculo è controllabilissimo. In più ha un alto danno e quindi se si riesce a dargli della precisione, a farlo diventare più preciso del solito, quest'arma diventa veramente un tritacarne. Allora ragazzi, siamo qui per vedere gli accessori. Per prima cosa, come vedete, perk prestigiatore fisso, specialmente con un fucile d'assalto. Si può giocare anche senza, ma è molto difficile, dovete saperlo fare. Come sapete vi ho consigliato una classe che è quella con l'M8 per fare le nuclear facili, sta sempre nelle classi overpower, ma bisogna saperlo utilizzare senza prestigiatore, perché ovviamente i fucili d'assalto mi rendono un pochino più lento degli SMG. Poi ovviamente sciagallo per rifornirsi di munizioni e poter andare in streak in continuazione in pubblica, maschera tattica per evitare shock charges, stun, flashbang e tutte quelle altre cose fastidiosissime. Non c'è antischegge, qui volendo potreste levare il fuoco rapido per rimettere antischegge e utilizzare magari anche una pistola, però sapete come muoversi, sapete come muovervi, sapete sfruttare il nuovo sistema di movimenti eccetera eccetera, non è proprio tanto utile antischegge, perché potrete volare, potete camminare sui muri, quindi una granata magari la schivate, potete vedere da lontano se sta per arrivare qualcosa e così via. Magari un pochino più di attenzione quando entrate nelle case eccetera eccetera, per evitare magari le trip mine, ricordate questo. Comunque, per quanto riguarda la classe, ho messo il Varix. Il Varix, come vi ho detto, elimina, se non diminuisce, quasi al minimo il rinculo. Aumenta anche il center speed in questo caso, quindi la velocità con cui l'arma ritorna al centro. Già almeno ora ha un alto center speed. In questo caso ritorna ancora più velocemente, quindi è come se non rinculasse, da questa impressione. Estrazione rapida, ragazzi, mi stava finendo la voce. Estrazione rapida assolutamente serve per mirare più velocemente, serve per agganciare, vi dà la possibilità di vincere i gunfight che non dovreste vincere e così via. Calcio regolabile. Per ovvi motivi, come vi ho sempre spiegato, il calcio regolabile vi aumenta l'automira.
Oltre a questo, vi aumenta il controllo del rinculo e vi dà la possibilità di muovervi destra e sinistra e rimanere incollati e schivare più colpi, specialmente con un fucile d'assalto che comunque siete molto, molto, diciamo, siete fermi, siete immobili, siete, diciamo, dovete sfruttare la mappa. In questo caso potrete muovervi quasi come un SMG e poter fare challenge da molto lontano, quindi riuscire a challengeare persone dall'altra parte della mappa. E con quest'arma, che ha un alto danno, quindi 3 colpi fino a media distanza, fino a 36 metri, e poi ovviamente 4 colpi fino all'infinito, ragazzi, diventerà un tritagarde. Fuoco rapido che aumenta il reddito del 7% fa diventare quest'arma godlike. Riuscirete quasi a vincere i gunfight anche con i VMP da vicino, quindi rendetevi conto di quanto diventa forte. Fuoco rapido secondo me è fortissimo, ed è per questo che preferisco mettere il fuoco rapido ovviamente all'antischegge, perché mi dà quel burst in più durante i gunfight, e specialmente con un caricatore da 30 colpi posso fare 3, 4, 5 persone con un caricatore utilizzando fuoco rapido pure velocemente. Questo è il mio consiglio per questa classe. Quello che vi voglio dire è: volete vedere un gameplay? Spolliciate, ragazzi, fatemi sapere qui sotto. Se l'avete provata, fatemi sapere sotto cosa ne pensate e cosa dite di questa classe. Ci vediamo sempre in streaming. Mi sto chiudendo Overwatch, ragazzi, mi sto skillando. Questo gioco mi dà una voglia di giocare, di nerdare incredibile. Power. Vi ricordo, se volete vedere il gameplay, ricordatevi, spolliciate questo video, commentate qui sotto, fatemi sapere.